Tutto pronto per riportare la Sandro Abate ad Avellino. I ragazzi di Batista andranno al Del Mauro in attesa di iniziare poi i lavori al Palaconi, come sottolineato anche dall'architetto Enzo Maria Genovese, che curerà il restyling della struttura di Via Zoccolari, adattandola alla Serie A di calcio a 5. Questo incontro chiarificatore soprattutto tra l'ASD Sandro Abate Avellino e la città di Avellino rappresentata dal sindaco e dall'assessore Giacobbe. In questo incontro, che francamente è andato in modo splendido come risultato finale, ma anche per la conduzione che c'è stata, la Sandro Abate è riuscita a evidenziare quelle che sono le motivazioni non solo morali ma anche tecniche che suggeriscono al sindaco di Avellino di decidere di far sì che il Palais del Mauro possa essere adattato temporaneamente a quelle che sono le esigenze della Sandro Abate. Mi sottolineo il temporaneamente perché il progetto dell'amministrazione, questo spiega già parecchie cose rispetto a quello che è successo nelle settimane e nei mesi scorsi. Il progetto dell'amministrazione è quello di realizzare il Palaconi, che è una struttura veramente importante, interessantissima per la città di Avellino. La Sandro Abate sa benissimo che sarà ospite di questa struttura, con tutte le prelazioni che può avere sotto l'aspetto logistico il mondo del basket, limitandosi quindi la Sandro Abate a fare una rifinitura e la partita in casa, quindi 2 o 3 volte al mese. Questo però sarà una grandissima opportunità per creare delle sinergie tra le società sportive che più ci rappresentano e un'ulteriore opportunità che conferma che il Palais del Mauro è un impianto di serie A. Non lo dimentichiamo. Ah, la Sandro Abate giocherà ad Avellino. Va bene così, va bene così. Siamo tutti amici.